Bella a tutti ragazzi, siamo qua al secondo episodio, sto assieme al mio amico Antonio e spero vi sia piaciuto il primo episodio che abbiamo fatto di Hype Hunters, in cui abbiamo trovato tutta roba figa di lusso in quella che era una specie di piccolo casaletto, esatto, in piccolo. Questa villa di campagna, no Anto? E però abbiamo saputo che ci sta una specie di, come si può chiamare, soffitta? Esatto. Una soffitta, torretta, sì, una soffitta dentro una torretta in cima appunto alla villa, dove ci potrebbero essere ulteriori pezzi fighi vintage di brand di lusso. Quindi direi di andare a scoprire cosa ci sta. Andiamo subito a scoprire cosa c'è in questa parte 2. Bella raga, speriamo di trovare roba figa. Qua mi sembra molto buio, c'è sta un interruttore, tu sai, per la luce? Non lo so. Ecco, rispetto, qua c'è sta una pulsantiera. Guarda un po' se si accende. Acceso. Acceso? Sì. Dai. Cioè, mi sembra che siamo entrati, già ci abbiamo il top del top, qua in bella vista addirittura. Pazzesco. Questo è messo molto qua. Messa super bene rispetto a quelle dell'altra volta. Solo qua è rotto. Qua. Esatto. Qua è rotto. Però il resto c'ha pure i lucchetti col simbolo di Louis Vuitton. Quindi c'è un trolley da viaggio. Puzza come la morte dentro. Però un trolley da viaggio completamente funzionante, potremmo dire. C'è anche le rotelline, vero? Esatto. Sì. Le rotelline che girano. Quindi il bottino già si. Aggiungiamo alla lista. Esatto, possiamo aggiungere alla lista il bottino già un trolley di Louis Vuitton da viaggio. Dai. E vediamo che ci sta d'altro. Adesso riappoggiamo. Giacca di montone, di pelliccia, da uomo. Sembra pure abbastanza figa. Aspetta, proviamo a chiuderla. Di che marca è? Non c'è scritto, è tipo scolorita la marca. Proviamo a chiuderla. Funzionante. No, andata. La zip è andata, quindi il montone qua è da buttare. Peccato, peccato perché era un bel capo, tutto di pelliccia. Esatto. Da abbinare col colbacco. Mazza, oh. Non è brutto, visto, è perfetto. È un Yeezy Season questo. Veramente, oh. Che figata. Boh, io magari puoi far sostituire la zip, che qua esatto. È tutta smaciullata, e te lo tieni, questa giacca è una bomba. Vero, troppo figa. Manco troppo grande, perché le cose vecchie vestiano tutte enormi. Sì, questo. Quindi questo è un altro ritrovamento. Vabbè, giacca di montone che fitta benissimo, quindi diciamo che anche questo lo aggiungiamo al ritrovamento di oggi. Qua ci sta un cestino della nonna, rosa e verde, bella colorway, da abbinare alle ultime box logo. Qua ci stanno tutti i quadri. Ah, attenzione. Attenzione. Chanel vintage, questa però è solo una stampella, no? Tutta stampella però con il logo. Il logo 3D. Bello in vista, sì, a rilievo dorato. Esatto. Ed è tutto in velluto. Se lo reggi un attimo, magari ci sta proprio un capo di Chanel. No, pelliccerie è scritto, ma questa non c'è niente. Peccato, niente qua. Non c'è nulla. Valigioni. Questa che roba è. Una tracolla di pelle. Mortacci quanto pesa. Ah, porca troia. Mamma mia.
che mi sta bene, devo dire. Questa è una Polaroid. È una Polaroid. Pure qui inciso sopra. Pazzesco. Cioè, questo è il kit completo, prova un po' a tirarla fuori. Ok. Vabbè, pazzesco. Ancora tenuta benissimo, devo dire. Mazza, questo non so, per magari sul mercato dell'usato vale qualcosa, del vintage. Sicuramente. Con tutta la borsa. Sicuramente. Pazzesca. Niente, altro ritrovamento, pesa 20 kg sta borsa, tra l'altro. Una macchinetta Polaroid vintage. Quindi questa adesso la riposiamola qua. Altra stampella è Chanel. Quindi mettiamola accanto all'altra, che non mi ricordo dove era, qua. E poi... perfetto. Perfetto. Dietro all'orso qua. Dietro all'orso, tra l'altro gigantesco, ci sta un'altra. Un'altra trunk, mini trunk. Che secondo me va a completare il set dell'episodio precedente. Mi sa di sì, sembra, perché questa è una dimensione più piccola di tutti. Facciamo vedere. Sì, mi sa è la dimensione minore degli altri due. Esatto. Pazzesco. Aspetta, questo è aperto, c'è qualcosa? C'è un'altra stampella di Chanel. Un'altra stampella. Vabbè, come condizioni questo mi sa che è quello migliore di tutti. Esatto, da quelli che abbiamo trovato. Anche perché stava qua in interni. Sicuramente. Non in una casetta con un buco nel soffitto come l'altra volta. Veramente pazzesco. Facciamo vedere anche qua. Ci stanno tutte cinghie di pelle con tutte le scritte stampate, incise, il logo di Louis Vuitton. Pazzesco. Veramente assurdo come... che qualità. Cosa è scollato? Si è scollato un po'. Va bene. Questo è di marca? No. No. Però è figo. Ah, sì. Samsonite. Vabbè, non vintage male. Tutto Samsonite. In pelle. Samsonite vintage. Poi qua mi sembra che non ci sia altro. No. C'è scritto... Oh! Dai! Yeah. Questo è un porta abiti di Louis Vuitton. Assurdo, perfetto. Condizioni perfette, pure col super logo qua. Fighissimo. Quindi un altro ritrovamento. Vediamo se ci sta qualcos'altro ancora. Esatto. No. Decisamente no. No. Ah, però questo... che bomba. Ma che figata. Aspetta, se no mi ammazzo. Possibile che è d'avorio? Può essere. Piastrine. Non so se è di legno o d'avorio. Veramente figo. Guardate qua pure tipo... i cavalletti. Sì, i piedini. I piedini. Beh, non male. Da portare a far valutare da qualcuno magari. Infatti. Che manca... manca pure un pezzo in tassello nero. Però veramente figo. Mi sembra che abbiamo visto tutto il possibile, perché qua non si può alzare, esatto. Tutto. Quindi direi di uscire con il bottino. Sicuramente.
a fare il round up dei ritrovamenti del bottino di oggi. Allora, Anto, te cos'hai? Una valigia di LV, perfette condizioni, con, anche con il lucchetto. Poi delle stampelle di Chanel con il logo 3D sopra in velluto, le stampelle. Poi un montone vintage che non si sa la provenienza, però un bel pezzo, direi. Mazza, sta perfettamente addosso, cioè questo sembra, esatto, una, quando te la metti sembra una giacca tipo a 3.000 euro potrebbe, esatto, essere. Poi qua abbiamo un altro trunk, una valigetta molto più piccola di quelle che abbiamo l'altra volta. Probabilmente questa era un set di 3 e questa è la più piccola e va a completare, no, il set assieme alle altre due. E poi vi ricordo che prossimamente dobbiamo ancora aprire quella intermedia, esatto, dimensione, perché era chiusa e ci stanno i lucchetti tutti sfondati, però senza la possibilità di aprirli. Quindi un giorno io e Anto dovremo fare, non so, prendere un piede di porco o qualcosa. Esatto, e aprirla. E aprirla e farvi vedere magari con un video cosa ci sta dentro. E poi sempre oggi qua, adesso non ve la apro perché non mi sono finite le mani per farlo, però questa fantastica borsa di pelle vintage con dentro una Polaroid di, non so, degli anni 80, anni 70, e che ha ancora tutte le lampadine dentro, le cartucce, tutto. Quindi veramente un altro ritrovamento molto figo, anche se magari meno inerente al mondo della moda. Detto ciò, penso che siamo arrivati ai saluti. Niente, fateci sapere se volete l'apertura del trunk intermedio che dobbiamo ancora aprire dallo scorso episodio. E niente, fate sapere se vi è piaciuto anche questo episodio. Sicuramente. E se ne volete un altro, sempre con me e Antonio, in che andiamo a caccia di cose Hype Hunters, di cose hype degli anni 80, anni 90 e anche anni 70. Non sappiamo quanto siano vecchie. Da Federico per oggi è tutto. Mi raccomando, mettete like, commentate questo video e iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto. Anche da Antonio per oggi è tutto. Fateci sapere se volete Hype Hunters episodio 3. Esatto. Ci becchiamo le prossime volte, sempre qui sul mio canale. E bella a tutti.